Secondo la tua opinione, le ragazze in amore sono trasparenti? Dicono sempre la verità o la filtrano? Come sempre, ragazzi, io vi ricordo che sono disponibile per consulenze private a pagamento per chi avesse voglia di approfondire i temi che tratto sul canale o per chi avesse una situazione particolarmente complessa da sbrogliare. Per saperne di più, link in descrizione. Amico mio, la mia esperienza mi racconta che sia le ragazze, ma anche i ragazzi, in amore non sono trasparentissimi, ecco. Anche la ragazza più onesta o quella che ti può dire io sono sempre diretta, dico sempre la verità, tende a filtrare. Perché? Perché è il gioco della seduzione. All'inizio i giocatori di questa partita che è l'amore, il gioco della seduzione, sia ragazzi che ragazze appunto, non vanno mai a scoprire quelle che sono le proprie carte. Quindi se uno anche essenzialmente cercasse solo la botta e via o solo la relazione stabile, non lo andrà mai a dire. Perché? Perché ancora non sai con chi stai giocando, ancora non sai quali sono le mosse dell'avversario e cosa ha per stupirti. Magari tu parti con un'idea e poi la cambi perché l'avversario, tra virgolette, l'altra persona, ti pone davanti delle questioni che ti fanno pensare, ti fanno riflettere. Se magari io in passato sono partito con l'idea di voler solo divertirmi, ho trovato una ragazza che mi ha dato le motivazioni per dire, sai cosa, mi fermo e sto con lei perché quella ragazza mi piace. Quindi non pensare in partenza di avere un'idea o di doverti scoprire o di dover essere sincero per forza, perché le cose sono sempre in divenire, è sempre un feedback. Poi è un discorso molto molto più complesso di così, cercherò di tenerlo tra i margini, ma si potrebbe veramente parlare a ruota libera, farne un podcast, ma non è questa la mia intenzione, magari su Twitch. Potrò un giorno trattarlo come macro tema, ma in questo caso, per quel che riguarda la trasparenza, io credo che dipenda sempre anche appunto dal loro gioco, da quello che conviene loro dire o fare. Se sanno di essere in torto, ovvio che non ti diranno mai sono in torto, ma cercheranno di portarti verso di loro, quindi dimostrarti che loro hanno ragione e che tu hai torto. Sta a te sapere che non hai torto e andare contro, altrimenti loro si prendono tutto il potere. O viceversa, ci sono gli uomini che tendono a dare sempre la colpa alla ragazza fino a che questa si prostra e non va bene nemmeno così. Filtrare la verità, dire una mezza verità all'inizio è una qualche forma di tutela, se così vogliamo, cioè non esporsi troppo, è il non mettere il fianco scoperto dinanzi al nemico perché non sai se quel nemico ti colpirà o ti coccolerà. E quindi, sai, vado avanti con i piedi di piombo, non dico tutto, maschero un po', camuffo in base a quelle che sono le mie convenienze e in base al fatto che non so nemmeno tu che persona sei. E ribadisco, questo vale sia per ragazzi sia per ragazze. Detto ciò, io vi ricordo come sempre che sono disponibile per consulenze private a pagamento per chi volesse approfondire i temi che ha tratto sul canale o per chi avesse una situazione particolarmente complessa da sbrogliare. Per saperne di più, link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video.